Mettetevi comodi perché fra pochissimo, alla 25esima ora, quattro nuovi titoli che partecipano al nostro Festival del Corto. Cominciamo con Help di William Mussini, un corto dalle tinte noir realizzato e girato all'interno di una fabbrica abbandonata. Buonasera, bentrovati. Ultimo appuntamento settimanale con la 25esima ora e quindi con il nostro Festival del Corto. Cominciamo questa sera con un corto la cui protagonista è in perfetta sintonia con il nostro programma. Infatti, la protagonista del primo corto di questa sera dal titolo Help è appunto La Notte. Help di William Mussini, che prende ispirazione da questa installazione di Pavone, pittore, scultore molisano molto attivo nella scena artistica del centro-sud alla fine degli anni 70 e che ha anche esposto a New York. Questo lavoro, questo corto, ha un impianto estremamente concettuale, si conclude con una frase di Cavone stesso che dice: abusi e soprusi sono gli indumenti firmati dei nostri tempi. È stato girato in una notte di vento, in una fabbrica abbandonata di mattoni, e addirittura so anche l'orario in cui è stato girato, e cioè alle 2 del mattino. Protagonista di questo cortometraggio è il figlio stesso di Cavone, Antonio, che è un attore non professionista ma che ha vestito i panni dell'attore proprio per questo corto di William Mussini dal titolo Help. Benvenuti. Buonasera! Buonasera, questo ci vuole progresso, questo lo faccio così. Buonasera, ben ritrovati qui alla terza edizione di questo concorso che è il Corto.it Festa di Roma 2006. Sarete quasi 900, sarete 852 cortometraggi, dobbiamo essere precisi, svizzeri, che sono stati inviati sfruttando quello che è un mezzo adesso importantissimo per la comunicazione e anche un nuovo media, se vogliamo, internet. Su internet, insomma, c'è stato questo concorso e sono stati quindi premiati i corti più visti, i corti più apprezzati, secondo varie categorie, e sono categorie poi che comprendono nella realizzazione dei corti anche personaggi importanti del cinema, del nostro panorama cinematografico. Ma vogliamo leggerne qualcuno, per esempio? Già, per esempio Manuel De Sica, Leo Gullotta, Oreste Lionello, Valerio Mastrandrea, Cecilia Dazzi, Andy Luotto, Eva Robbins, Enrico Loverso e tantissimi altri. Va bene, allora andiamo subito col primo premio, dai, andiamo col primo premio. Il primo premio, io copio da te perché non so più con che mano, una mano c'è il microfono, un'altra la cartellina. Io sto nella stessa situazione tua, guarda. Vabbè, facciamo come si diceva una volta dei carabinieri, uno sapeva leggere, sapeva scrivere. Me l'hai detto tu questo. Allora, il primo premio al miglior cortometraggio sperimentale. Per la categoria miglior cortometraggio. Ogni volta che parte la voce sempre andiamo a fare rallentatore. Il premio al miglior cortometraggio sperimentale. William Mussini con il suo Help! Help! William Mussini! Thank you.
Thank you.